Ciao ragazzi, sono Super Mario. What? Super Mario. E ancora dico Super Mario. Hai capito? Io sono Super Mario. Super Mario. Sono ancora Super Mario. No, non è vero, sono Diana Antasia. Ma potete chiamarmi anche Today I am here because vi voglio far vedere come creerò Todd, ovvero il fungo di Super Mario Bros. Ho sempre avuto un amore platonico per Super Mario. Ricreerò Todd per una cara amica con cui farò un video a breve brevissimo. Lo vedrete spammato ovunque su tutti i miei social, quindi Instagram o su Instagram. Benissimo, quindi cominciamo. Per creare questo costume ho utilizzato una polo blu, una maglia bianca, del cartone, della stoffa bianca, forbici, metro. La prima cosa da fare è far diventare questa polo un gilet. Stessa cosa con le maniche. Quindi il risultato finale è un gilet. Adesso con questa maglia vado praticamente a fare i bordi di questo gilet, ma vi faccio vedere come. Ora vado ad incollare la striscia con la colla a caldo. Medesima cosa dall'altra parte. Ora vado a tagliare queste parti qua e direi che il nostro gilet è pronto. Ora è arrivato il momento di fare agabocchia. Servirà un cartone per fare la circonferenza della testa e devo fare il cappello leggermente più grande. Scusate il pigiama. Taglio il cerchio. Ok, dopo aver tagliato anche un pezzo di cartone delle dimensioni giuste e averlo piegato tutto quanto, è arrivato il momento di capire che tipo di misura devo fare. Masterchef. Attacchiamo il primo pezzo in questo modo perché è l'unico modo in cui possiamo riuscire ad attaccare tutto il resto e rimanete così per una vita. Lo stai facendo nel modo corretto. E adesso finalmente vado a creare il mio fungo. Mi serve della stoffa bianca. Io ho rubato un lenzuolo a mia madre, come sempre sarà contenta. Devo fare praticamente un cerchio bello grosso, che sia molto più grosso di questo. È un casino adesso, perché non so come farò, non c'ho il compasso. Ora con un ago e un filo vado a cucire le estremità del cerchio con tante pieghettine, sempre a un centimetro circa di distanza. Io lo sto facendo piuttosto a occhio. Dopo aver fatto questa sorta di cuffietta da nonna, direi che posso inserire il mio cappello all'interno. In una grandissima parte dei miei video io sventro cuscini. Ebbene, ora andrò a prendere tutto il contenuto dei cuscini smembrati e andrò a posizionarlo all'interno di questo cappello, qua dentro. Ora sto andando a chiudere con la colla a caldo il tessuto. Molto bene, insomma. Adesso su questa stoffa vado a ritagliare altri cerchi che applicherò poi al mio fungo. Nel frattempo ho avuto modo di rompere la telecamera, sia lodato il cielo. La mia solita fortuna, muy bien. Adesso andiamo ad applicare il nostro cerchietto sul fungo. Rivestito anche dentro, così non fa male in testa. Cos'è? Here we go! Se questo video ti è piaciuto, metti un bel like, un commento ed attiva le notifiche. Seguimi per rimanere aggiornato.